Oh, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi piccolissimo video aggiornamento su patate, grano, orto. Adesso vi faccio vedere un po' di cose e andiamo subito al sodo. Quindi partiamo dal grano, che ce l'ho proprio qui davanti. Non vi ho fatto più sapere niente perché dall'ultimo video, che era si chiamava il grano dopo 30 giorni, e ve lo lascio qua in alto a destra. Adesso praticamente siamo in fase di spigatura, quindi ci sono passati un po' di mesi tra un video e l'altro, però va bene così. Quindi fase di germinazione, accestimento. L'ultimo aggiornamento era praticamente nella fase di accestimento alla fine, quindi fine germinazione, inizio accestimento. Adesso abbiamo concluso praticamente la fase di levata. La fase di levata è quando appunto la pianta del grano si eleva, diventa alta, cresce di altezza, si formano tutti gli internodi della spiga, delle foglie, e si iniziano a intravedere poi le future spighe di grano, che sono praticamente queste qua. E adesso vi faccio vedere una pianta. Prendiamo per esempio questa, quindi così. Qua siamo, vedete che alcuni sono un po' indietro, quindi praticamente è inizio della fase di spigatura. Quindi si inizia a formare la spiga vera e propria, per esempio questa qui è già un po' più formata. Si inizia ad intravedere anche, metto il sole, si inizia ad intravedere anche tutti i granini dentro, e poi avverrà la fase di maturazione finale, perché adesso siamo a fine maggio. Quest'anno secondo me è un po' indietro tutto quanto, perché qui ha fatto freddo. Guardate questa che bella. Quindi adesso praticamente deve solo finire di maturare. Come potete vedere, questo qua è il mio campo, è tutto perfettamente omogeneo, è proprio ben che bello da vedere. Vi faccio vedere poi anche l'erba medica che abbiamo seminato in uno degli ultimi video col cingolo, e adesso poi vi porto in quel campo lì a vedere. Le patate sono ancora ovviamente indietro, perché le ho seminate 10 giorni fa, quindi è impossibile che siano già uscite, però è venuto molto bene. Qui ha un po' sofferto perché ha piovuto, si è formata un po' di crosta, ma tanto qui la lascio come strada. È già tutto cintato, come vi ho fatto vedere anche nel video della semina delle patate. Qualcuno mi ha chiesto anche di fare un video su come funziona l'impianto con la batteria e i fili, magari poi lo faccio. Però direi che sono contento, va tutto molto bene. Spero di vedere le piantine di patate il prima possibile. E niente, è tutto qua. Adesso andiamo velocemente all'orto. Allora, qui ci ho rifatto la pacciamatura di nuovo su tutti i camminamenti. Le cipolle, guardate che belle piante di cipolle, sono belle vispe. L'insalata anche a me piace un casino, è quasi poetica, è perfetta. Vabbè, adesso non è che voglio gasarmi troppo. Qui uscirà poi un video dell'orto fatto molto meglio. Dettagliato su cosa c'è seminato in ciascuna fila, perché un po' così, detto così, diciamo che secondo me non viene un video fatto bene. Comunque le piante ci sono, stanno tutte bene, come potete vedere sono un po' di zucchine, un po' di insalate, un po' di pomodori in consociazione. Qui ci sono i fagioli, i miei bellissimi fagioli cluster, che è una varietà persa praticamente, e poi magari ve ne parlo quando vi parlo bene dell'orto. Però sono spuntati tutti ed è molto buona la cosa, e sono piante poi da 2,5 metri di altezza volendo, quindi sono proprio contento. Quest'anno è partito davvero tutto in ritardo, perché continuava a fare freddo ed è davvero un po' un casino. Le fragole le ho allargate anche quest'inverno, sono partite tutte praticamente con gli stoloni, e sapete cosa vi dico? E quasi quasi una fragola me la mangio anche. Eh già, finalmente. Guardate che belle. Buone. Qui invece ci sono patate insieme sempre ai fagioli, che però qua non sono ancora spuntati, saranno un po' indietro penso. Ma vi starete chiedendo perché ci sono le piantine di patate sia qua che nel campo di prima? Beh, la spiegazione è molto semplice. Perché ho fatto una collaborazione, anzi non è che ho fatto, sto facendo una collaborazione con l'Università di Pavia. E si tratta di una varietà di patate autoctona di Petragavina, quindi del mio paese.
che non ha nessuno, e sto portando avanti la varietà, ma ve lo spiegherò poi in un prossimo video molto molto bello. Vi faccio vedere anche le piante del frutteto che sono state impiantate. Ho già fatto un primo sfalcio del trifoglio che avevo seminato, ma è già ricresciuto molto bene e sono proprio soddisfatto. Le piante stanno bene, non hanno pidocchi, non hanno niente. L'unica cosa è che sti cavolo di caprioli continuano a mangiucchiarmi le gemme apicali, quindi adesso ci farò ancora con la rete ancora più alta, penso, perché alcune no, questa qua no, però per esempio questa qua, vedete, lì l'hanno sgranocchiata, qui anche l'hanno sgranocchiata. Cioè, finché si tratta delle gemme non è un grossissimo problema, perché poi le piante le ributtano, quindi va bene, però sarebbe meglio di no, insomma. Finché invece poi non fanno i danni tutto al tronco, come è successo quest'inverno, lì diventa un problema molto più serio. Però quest'anno ho imparato la lezione e adesso poi a fine estate davvero ci metto, cioè ci farò con un'altra rete ancora una muraglia per sistemarli, perché non voglio assolutamente rischiare. Quindi le piante stanno tutte bene, hanno preso tutte, quindi ho fatto bene anche a farmi tutti i giri con la botte dell'acqua, e se non avete visto il video qua in alto a destra. E adesso cosa mancava? Ah sì, l'erba medica. Questo qui era il campettino ex campo di grano, che infatti si possono vedere ogni tanto le piantine rimasuglie. Pensate se non l'avessimo seminato con l'erba, questo era il grano che avremmo fatto. Meno male che l'abbiamo seminato e via. Purtroppo quest'anno è andata così. Se non avete visto il video, vi lascio sempre qua in alto a destra, sia della semina che della situazione del campo, quando il grano purtroppo non riusciva più a venire fuori, secondo me per la semente che non andava tanto bene. Quindi c'è stato fatto sopra, ci siamo passati con il vibro, vi lascio un pezzettino di video in cui si vede. Direi che il piano sta funzionando abbastanza. Questa era anche una bella piantina. E poi ci abbiamo seminato l'erba medica e direi che è partita tutta. Guardate che bellina. Così. Tutto il campo, che saranno circa una trentina di pertiche, mi sembra. Qualcosa del genere. Fatemi sapere anche che unità di misura si usa nel vostro paesino, perché in Italia ogni paesino ha le sue unità di misura di pertiche, che poi variano anche da paese a paese. Comunque sono molto contento, adesso spero davvero che parta la stagione del fienagione, che ho voglia anche di portare dei video, cioè spero, a me piace, mi importo, perché fondamentalmente piacciono a me i video sulla fienagione, come funziona eccetera, oltre a portare video anche inerenti alla mia azienda, quello sì. Però spero davvero che parta, perché quest'anno è stato un anno veramente particolare, ha continuato a fare freddo, io sono in maniche corte adesso che siamo esattamente al 20 di maggio e fino a una settimana fa dovevi stare con il pile, quindi non se ne può più. E anche le api hanno sofferto molto, adesso non ho più portato video, però anche le api hanno sofferto molto, ho sentito anche che in parecchie zone d'Italia c'è stato un po' quest'anno particolare e quest'anno ce ne sarà poco di miele, infatti sono un po' preoccupato, però vediamo come va. Ho dovuto nutrirle con lo sciroppo perché non trovavano fioriture. Qui non è neanche ancora partita la caccia, al 20 di maggio non è partita la caccia, ci sono quelle piante lì, vedete, un po' più giallognole, quelli è la caccia, e sono un po' giallognole perché non hanno ancora messo le prime foglie, quindi è proprio tutto indietro, veramente tutto indietro quest'anno. Boh, vabbè, vedremo. Direi che io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, vi trovate qua sotto sui social, ogni volta mi smangi con le parole, mi trovate qua sotto sui social e direi che ci possiamo vedere ad un prossimo video. Ciao belli!